Ciao a tutti atleti, ben trovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che sinceramente un po' mi stupisce, però volevo trattarlo in quanto è molto richiesto, ovvero integrazione senza zucchero. Ma allora ragazzi, io ve lo dico subito, la maggior parte degli integratori che si trovano in commercio, esclusi quelli che ovviamente hanno proprio lo scopo di essere zuccherosi, quindi zuccherini piuttosto che con maltodestrine, destrosio e quant'altro, sono quasi tutti quanti senza zucchero, perché ovviamente danno rilevanza e importanza alle componenti organiche, quindi le componenti diciamo così chimiche che più devono essere utilizzate. Per esempio qua ora io ho messo il polase, ecco qui c'è il polase senza zuccheri, ma in teoria non, forse neanche li hanno mai messi gli zuccheri dentro al polase. Poi c'è il multivitaminico, questo è un multivitamix con diverse vitamine senza zucchero, magnesio e potassio forte senza zucchero. Allora io vi dico la verità, non capisco questa fissa del senza zucchero, nel senso che questi integratori qua, a prescindere da tutto, vanno utilizzati se magari si fa attività fisica molto intensa o se magari si sta vivendo una fase di spossatezza. Allora, il senza zuccheri, ve lo dico proprio in maniera spassionata, è come senza olio di palma, cioè ha poco senso. Se uno riesce, o meglio, se uno porta avanti uno stile di vita adeguato, non è che il grammo di zucchero all'interno dell'integratore gli cambia la vita. Ora io vi mostro una cosa, aspettate un attimo, visto che ci siamo. Allora qui ci sono altre cose, cioè, c'è il ProLife, ci sono elettroliti. Allora, gli elettroliti sono quei minerali, quel mix di minerali importanti, in genere sono solo minerali, che vengono utilizzati all'interno di una bibita, magari con destrosio, maltodestrine. Perciò prenderla senza zuccheri ovviamente migliora il prodotto, però comunque nella bibita isotonica andiamo a metterci anche un po' di zucchero, ok? Giusto per essere chiari. Poi il fatto di dire voglio un prodotto che sia al massimo della qualità, sono d'accordo con chi magari ha questo tipo di esigenza, però io so perfettamente che si tende poi a prendere il prodotto senza zuccheri convinti che sia migliore in termini di qualità. Io vi dico che certi integratori, come per esempio la creatina, che viene venduta senza zucchero, è creatina pura, ora ve la mostro, creatina. Allora, sono tutte quante senza zuccheri, no? Ma non c'è scritto. Però per veicolarla al meglio all'interno del nostro corpo, la creatina richiede zuccheri ad alto indice glicemico. Quindi se per esempio io decido di prendermi la creatina dopo l'allenamento, non posso prescindere da uno zucchero. Addirittura è consigliabile il succo d'uva, perché migliora proprio il veicolare della creatina come nutriente e migliora ovviamente il recupero. Io adesso sto usando una creatina micronizzata della tipo questa qua, diciamo, è una Crea Pure, quindi la formula diciamo più performante che c'è. Però dopo il workout o prima ci metto vicino magari un po' di miele, non è altissimo l'indice glicemico, però comunque veicola già abbastanza bene. Se invece ci mettessi anche un cucchiaino di zucchero, non capiterebbe nulla, perché andrei a ricaricare le riserve di glicogeno. Comunque, torno a essere un po' più grande, almeno mi vedete meglio. Eccoci qua ragazzi e ragazze, mi raccomando, lasciate subito un bel like se questi argomenti vi piacciono, se come li tratto vi piacciono, e iscrivetevi al canale. Allora, quando parliamo di integrazione, parliamo di prodotti che vengono inseriti all'interno di un piano alimentare, perciò parliamo di piano alimentare. Allora, se noi non lo abbiamo adeguato, se noi mangiamo dolci a colazione, spuntino pranzo, spuntino cena, o anche se facciamo tre pasti, colazione, pranzo e cena, mangiamo sempre dolci o comunque cibi eccessivamente zuccherini, sicuramente non sarà il grammo o il 0,5 che troviamo in un integratore a cambiarci e a rovinarci la dieta. Cosa fondamentale è, io che obiettivi ho? Voglio stare bene? Come sto male? Devo perfezionare il mio modo di vivere, di allenarmi? Perfetto. Non fossilizziamoci sul prendo lo zucchero, il caffè col tic. Cioè ragazzi, lasciate perdere sta roba. È meglio un grammo di zucchero che non un sintetico o comunque un estratto da piante che, ragazzi, cioè sono tutte cose che non servono a niente. Mangiarsi un tiramisù sano e prendersi e bersi la Coca-Cola zero non è logico e non esiste, secondo me, poi è il mio parere, non esiste la conseguenzialità
cioè del bersi una Coca-Cola normale. Io la bevo normale perché la preferisco, la bevo una volta ogni tanto, non tutti i giorni ovviamente, e me la godo. Cioè, se devo bere la Coca-Cola, la voglio buona, anche se pure lì stanno abbassando la qualità. Quindi non fissiamoci sul senza zucchero o con zuccheri, fissiamoci sul cosa mangio, come mangio, che obiettivi devo raggiungere e soprattutto valutiamoci se peso 80 kg e sto al 40% di massa grassa o al 30% di massa grassa. È evidente che non è il grammo di zucchero che mi cambia la storia, ma è capire dove mettere mano e il capire cosa fare a prescindere dal grammo di zucchero che trovo nell'integratore. Quindi non è, secondo me, così importante fossilizzarsi sul senza olio di palma, senza zucchero, ma accendere il cervello e così, adeguarsi a un discorso di benessere totale. Fare attività fisica in maniera costante, costante. Camminare non è attività fisica. È ovvio, meglio camminare che non farlo, però non è attività fisica, diciamo, è muoversi il minimo sindacale. Poi quando io sento dire cammino e mi sento dire ho fatto 3 km, 4 km, ragazzi, io li faccio ogni giorno solo perché uscire con i cani e spesso e volentieri mi metto la giacca quando è inverno, se no mi metto tranquillamente anche nulla, esco così con la maglia e vado a farmi i miei 5-6 km tranquillamente in giro per il quartiere. Cioè voglio dire, ma comunque poi vado in palestra, cioè mi alleno in palestra, mi alleno a casa, vado a giocare a calcio, a pallacanestro, cioè nel senso faccio attività fisica in maniera intensa. Ok? Camminare non è fare sport, io non so più come dirvelo, a meno che all'interno della camminata non ci si mettano esercizi mirati, ma non è questo il video adeguato e già ne ho fatti diversi, perciò andatevi a vedere perché è sempre poi importante approfondire. Detto ciò, integratori senza zuccheri, abbiamo visto, ci sono quasi tutti, oggi addirittura li mettono in bella mostra. Gli integratori che hanno all'interno gli zuccheri è perché quegli zuccheri hanno un ruolo, cioè quello zucchero serve affinché la proteina anche venga ben assimilata. Senza un minimo di zucchero la proteina muore, decade, non viene ben veicolata, ok? Quel tipo di prodotto lì. Poi se parliamo di mangio, faccio paleo dieta, non mangio zuccheri, mangio al massimo 80 grammi, 100 grammi di riso al giorno e di conseguenza c'è da dire che è così importante poi, no? Avere un corpo adeguato e abituato a quel tipo di cambio di dieta, però non è questo il contesto. Quindi in questo caso parliamo di cose normalissime, generiche e di conseguenza non fossilizziamoci sugli zuccheri, perché ricordiamoci non è quel grammo in più che ci ammazza, ma sono i 200 grammi che ci stiamo dimenticando di aver già mangiato. Detto questo, ho detto ciò, ci vediamo al prossimo video, lascia un bel like, iscriviti e mi raccomando, stai in forma, tieniti in forma, stai bene perché lo fai in primis per te. Ciao e a presto!